La musica di Virginia Sutera può voler dire solo una cosa, che è cominciata una nuova puntata dell'Apis Late Night Show dopo una settimana in cui un rider di 35 anni eh, che, di, che ha detto di guadagnare 4000 euro netti al mese e di fare 100 km al giorno ha ricevuto il plauso di una giornalista e gli occhi sospetti, gli sguardi sospetti del Fisco e dell'Organizzazione Nazionale Anti-Doping. Sono Duncan Connell, il vostro docente di, di, di eh, disegno notturno, e abbiamo come ospite Lorenzo Bolzoni, senior designer di Bau Publishing. Ciao Lorenzo. Ciao Duncan, grazie dell'ospitata, dell'invito. Ed effettivamente ho letto anche io quella notizia del Rider con una certa invidia, prima di tutto ho detto quasi quasi <ride> c'è da farsi un pensiero. Sì che poi hanno corretto l'articolo dicendo che eh, quasi tutto quello che era scritto era sbagliato, ma è tutto vero. La stampa non può dire bugie, stanno solo coprendo il rider. <ride> e va bene, dai, dai sono contento anch'io che tu abbia accettato di, di partecipare. E, e che ne dici se incominciamo dall'inizio anche con te, parlando del tuo percorso e di come sei arrivato alla BAO, che ricordo è una casa editrice di, che pubblica fumetti, una casa editrice italiana tra le più importanti del nostro panorama editoriale. Ti, ti, ti ringrazio per questa attestazione. Eh, io ho iniziato studiando eh, disegno industriale, al Politecnico di Milano, eh, sede di Bovisa, un po' distaccata, dove ho frequentato per tre anni, mi sembra che anche tu l'abbia fatta. Sì, sì, sì anch'io ho studiato tre anni in Bovisa. Ecco, eh, ho seguito per tre anni il corso di eh, disegno industriale in indirizzo comunicazione. Eh, All'epoca, quando lo feci, era uno dei nuovi corsi, nuove proposte, Uh, mi piaceva disegnare e quindi avevo intravisto in questa, in questa formazione accademica una possibilità interessante. Uh, mi piacevano da sempre però anche i fumetti, questo è ovviamente <ride> il, mio, uh, il mio tallone d'Achille, la mia in realtà, la mia passione da, da, da quando ero ragazzino e quindi uh, concluso il ciclo triennale ehm, al Politecnico eh, mi iscrissi alla scuola del fumetto di Milano, quella di via Savona. Ora, adesso mh, ci sono tante scuole nelle varie città e anche a Milano, ovviamente, che propongono dei corsi di fumetto. Allora ce n'erano soprattutto questa, e poi c'è la scuola, eh, ovviamente, la, la scuola del Castello Sforzesco, che tu ben conosci, la, la, la super che. <ride> Io sapevo che era appunto eh, dislocata al Castello Sforzesco mentre ora non è più in quella sede prestigiosa. Eh, io scelsi quella di, di Via Savona mh, per su segnalazione di un amico e mh, per un corso triennale di fumetto realistico eh, che mh, insomma mi, mi diede l'opportunità di capire un po' più consapevolmente tutto ciò che riguarda il mondo del fumetto. Avevo una. Enorme esperienza di lettore, eh, ormai appunto da quando ero ragazzino leggevo i fumetti, però anche soltanto la distinzione fra un soggetto e una sceneggiatura ricordo perfettamente che non era così chiaro nella mia testa, come tutti i passaggi che contraddistinguono la creazione di un fumetto. Furono tre anni molto belli, molto intensi, eh, polarizzati sulla. Creazione di un autore di fumetti, non di un grafico, anche perché diciamo che in quel momento, poco più che ventenne, la mia aspirazione era esattamente quella, cioè quella di essere un, un autore di fumetti. Mi piaceva disegnare, mi, mi, mi piaceva magari provare anche a scrivere una, una storia, e quindi sarò la, la lezione di sceneggiatura, ad esempio con Diego Caglielli, uno sceneggiatore bonelliano, bravissimo, insomma, ci diede veramente un'impostazione notevole. E poi c'era la lezione del, sul colore, la lezione sul disegno anatomia, prospettiva, e, con diversi, fra l'altro, professionisti del settore, quindi a parte Caielli, c'era ad esempio anche Alessandro Baggi, insomma tutti fumettisti che eh, lavoravano e insegnavano. Quindi so, furono tre anni molto belli, molto intensi. Eh, mi, alla fine del terzo anno la scuola pubblicò anche diversi progetti di alcuni di noi, fra cui uno che avevo proposto io insieme ad altri due miei eh, compagni di corso. E quindi la prima pubblicazione la presentammo in una in lucca di tanti anni fa e fu un'esperienza bellissima, davvero notevole. La, come spesso accade, però, le scuole del fumetto ti fanno vivere questi momenti estremamente intensi, un po' perché condividi il banco con degli altri ragazzi che sono appassionati come te. E quindi non c'è niente di più bello che condividere una passione e magari contaminarla, quindi scoprire nuovi autori, nuovi stili. È veramente certo. un momento di crescita enorme, non, è, non soltanto per il confronto con gli insegnanti, ma anche con i tuoi compagni. Cioè, improvvisamente non sei più sul banco delle superiori dove devi, sei costretto a leggere, studiare magari materie che non ti appassionano. In realtà lì sei costretto a fare una cosa che, che adori, leggere e, e collezionare, scoprire e disegnare fumetti e scriverli. Quindi tre anni stupendi. Eh, tre anni molto intensi, però mh, come appunto stavo dicendo, molto spesso accade, mh, non è detto che si maturi subito una certa consapevolezza di un che ti porta a un approccio mh, positivo e produttivo del mestiere del fumettista, per cui molto spesso poi ci si trova con in mano un grosso faldone di disegni che si è prodotti durante questi tre anni. Sì. E non è detto che immediatamente trovi una collocazione lavorativa, eh, magari vai alla prima fiera del fumetto, lo fai vedere, probabilmente magari subisci anche qualche critica, nonostante comunque tu sia passato attraverso degli insegnanti professionisti, eh, oppure semplicemente non, la casa editrice non è interessata a, a te in quanto esordiente totale, insomma è un percorso che mh, in molti casi può essere in salita. E quindi se non hai una grossa determinazione, la spinta proprio a dire questa è la mia vocazione, voglio, voglio secondarla, voglio proprio sforzarmi anche per cercare questa strada, non è detto che si trasformi in un'occupazione, in un lavoro vero e proprio. E, e in qualche modo è quello che era successo a me, nel senso che io in realtà mentre facevo la scuola già lavoravo come grafico part-time ho avuto la fortuna di, trovare, di iniziare a lavorare quasi subito, quindi eh, facevo metà giornata, la mattina lavoravo in questo studio di grafica e al pomeriggio andavo, a, venivo, io, io sono di Piacenza, ecco, piccola, sì. per cui facevo il pendolare, la mattina in studio e pomeriggio andavo a lezione e finiti i tre anni ho iniziato a lavorare a tempo pieno con lo studio di grafica, cioè dopo qualche... Timido tentativo, però forse non ero neanche troppo motivato neanch'io, quindi è diventato. No, se eri pendolare. Ti credo. Ero pe... Beh, Il pendolare è stato. Io pen... considero che poi ho fatto il pendolare, io ho calcolato per più di dieci anni, perché ho fatto tre anni del... di disegno industriale e facevo il pendolare, tre anni di scuola del fumetto e facevo il pendolare, poi ho iniziato, quando ho iniziato a lavorare in BAO, io Vivevo ancora più senza, ora vivo a Milano. Però poi ho fatto anche lì un quattro anni di pendolare. Quindi più di dieci anni, insomma, me lo sono... <ride> Gesù, <ride> io ero stanco dopo un mese al, al Politecnico di fare il pendolare. Non so come ehm... hai resistito tu dieci anni. <ride> no, vabbè, poi ti fai il callo, cioè ti fai il callo e dici... In realtà poi approfitti anche di quel, di quel momento <clears throat> che cioè, se, se sei in grado, se, se non sei troppo stanco che nel senso che non svieni sulla, sul sedile del treno puoi se riesci puoi a sederti se riesci a sederti, esatto però puoi approfittarne io insomma ho letto tante, tante cose ho, ho cercato però è stancante, è una vita d'inferno, adesso ci mancherebbe non voglio assolutamente trovare un, un lato positivo a essere a pendolare infatti poi mi sono trasferito a Milano e, e, e quindi però appunto tornando al Discorso iniziale era che ho iniziato a fare il grafico fondamentalmente e quindi eh, a, a gettare le basi de, de, della mia professione che sto portando avanti anche adesso. E anche quello devo ammettere che è stata comunque una fortuna, eh, iniziare abbastanza presto e poi, e soprattutto, farlo in uno studio di, 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 di grafica generico che faceva un po' di tutto, dal biglietto da visita ai, ai calendari. Ai manuali, eh, non so, per delle ditte del, del Piacentino o, alla o a delle pubblicità varie. Quindi una, una richiesta di, eh, di, adat di adattarsi a 360 gradi e, e quindi iniziando a usare um, i programmi come X Quark Express, perché all'epoca si usava. Cioè, all cioè, sembra una vita fa, in realtà sono 10-15 anni fa, però si usava Quark Express, che era un po' l'antenato di InDesign era, era il concorrente cioè in realtà c'era Xpress poi è arrivato anche InDesign e l'ha spazzato via perché insomma era molto più efficace ed efficiente però appunto Express, Photoshop, Illustrator tutti i programmi tipici della progettazione grafica e quindi anche lì mh, sono stati anni fondamentali perché mh, diciamo che mi hanno dato l'impostazione del grafico in qualche modo cioè. E, successivamente considera che avevo sempre tenuto aperto comunque una porta sul fumetto, come ti dicevo, è la mia passione, non l'ho mai abbandonata, sia nell'accumulo nell indiscriminato di libri <ride> nella frequentazione Sei di l'unico, eh, Infatti, no, beh, dopo. fra, fra l'altro, vedo alcune cose che ho anch'io: tipo la, la, la collana, quella dei, dei, dei fumetti a strisce, eh, comici, se Qual è? lo vedo. Quelle che si è proprio ah, dentro... quelle lì, sì, sì, quelle sono di Repubblica. Esatto, ma poi di sicuramente anni, anni ho, ho qualcos'altro, dovrei vedere più da vicino. Eh, comunque appunto, il, la, la, la pratica del fumetto, eh, disegnare o comunque collezionare fumetti, leggerli, eh, andare alle fiere, comunque non l'ho mai abbandonata. E, e avevo tenuto vivo soprattutto un contatto con un, il mio insegnante di sceneggiatura dell'ultimo anno che era, rulo di tamburi, Michele Foschini <ride> l'attuale eh, capo fondatore di Bau Publishing eravamo rimasti amici, in realtà era stata veramente una, era una, una amicizia nata sui banchi di scuola lui all'epoca aveva insegnato sceneggiatura per il terzo anno sostituendo Diego Caglielli e quindi a un certo punto fu lui a propormi perché aveva bisogno di un grafico i primi lavori con Renoir Comics che è una casa di testa di Milano che è ancora attiva anche adesso molto interessante un'ottima realtà editoriale e quindi diciamo parallelamente all'attività di grafico in questo studio iniziavo a impaginare fumetti quindi Uh, portavo la mia esperienza che stavo maturando nel mondo della grafica in un mondo che conoscevo molto bene e che amavo. Avevo fatto jolly in qualche modo, mi piaceva da morire. Tanto è vero che lavoravo di sera nel tempo libero, ma non mi pesava affatto. E, e quindi, diciamo che la mia esperienza nel mondo del, del, del fumetto, dal punto di vista del grafico, è, è nata in quel momento lì, impaginando i primi libri per Renoir Comics, e poi quando nel 2009. Michele decide di fondare Bau Publishing. Noi, appunto, stavamo collaborando e mi chiede di, eh, di fare il salto, cioè di, di, di lavorare per lui come il grafico di Bau. Allora non eravamo così tanti, quindi bastava un solo grafico, che ero io, fondamentalmente. E, ed è partita lì l'avventura di Bau, ed è ancora in corso. Questa è un po' la parabola certo. che ho seguito. E adesso sei il signor des designer? Di, di Bao e esatto. mostro, mostro adesso con il share screen e la grafica apposita. Mi raccomando, non dimenticate di, di mettere like se vi sta piacendo questa diretta. Vi faccio vedere alcuni dei, degli ultimi libri che sono usciti e alcuni che usciranno prossimamente. Queste sono le copertine: crack di Michael e Mirko, che hai impaginato hai impaginato tu, no? Esatto, sì, questa è la ristampa del, dell'opera Omni, appunto come è citato in copertina, di, eh, degli scarabocchi di Michael e Mirko. Immagino che chiunque bazzichi un po' su internet sia incappato prima o poi in questi straordinari personaggi di Michael e Mirko che dispensano molto sagacemente delle mh, battute al vetriolo, delle considerazioni filosofiche eh, o semplicemente mh, invitano a una riflessione dolce amara, sempre però fatto con, con grande intelligenza. Mm, un grandissimo autore che ha fatto, ad esempio, lui della sottrazione, della rarefazione del segno, la sua cifra stilistica, in quanto lui è, è, è solo contenuto puro, è solo è il testo che conta e ha, ha sottratto ha reso iconici questi personaggi in modo tale che siano universali e, e si, è, si sta riuscendo molto bene per cui tra l'altro è un'opera in continuo accrescimento perché mentre noi lo stiamo pubblicando lui ne sta facendo altri no, in realtà il piano prevede un tot di libri però è la cosa veramente straordinaria di questo autore che riesce a, a rinnovarsi sempre insomma è, è, è molto è, chi non lo conosce eh, consiglio di, di dedicare qualche minuto alle prime strisce poi, per non abbandonarlo mai più <ride> Sa, è inevitabile certamente e poi questo è un altro recente è uscito veramente da poco la Ida di Sergio Gerasi esatto, eh, le... con i colori di una mia cara amica Valeria Brevigliero che saluto Ciao Vale. Sì, Sergio, questo è, è, un, è uno dei, è il terzo libro che pubblichiamo di, di Sergio Gerasi, per cui è un, un autore ormai bau, anche se lui in realtà uh, è un autore poliedrico. Uh, disegna, ad esempio, Dylan Dog e altri progetti, insomma, suoi personali. Fra l'altro ehm, mi viene in mente adesso che una delle prime copertine che impaginai per Renoir Comics era un libro su Gaber che era disegnato da Gerasi. Era scritto da Davide Barzi e disegnato da Gerasi che già allora aveva un tratto stupendo. Fra l'altro appunto una, un libro su un autore straordinario come, come Gaber. E, e Sergio poi, beh, lui è, è strafamoso e non ha bisogno di salto certo de, della mia presentazione, però appunto eh, è arrivato quest'anno, anche lui ha, 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 ha i vent'anni di attività e l'ha celebrato con questo libro, i cui colori effettivamente hai fatto bene a, a rimarcarli perché sono, sono molto belli, sono davvero notevoli. Una, una palette, una palette precisa. Sì, 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 decisamente. Sì. Poi, poi, poi quest'altro, nonostante tutto di Hordi La febbre, Esatto, questo è una piccola anteprima, nel senso che non è ancora uscito, eh, tu hai correttamente ricavato eh, la, questo mock-up dal nostro sito, uscirà fra un paio di settimane, giusto per San Valentino. Hordi La febbre è bravissimo, Se vi consiglio di seguirlo come vi consiglio... L'hai citato prima, di aggiungere ai vostri amici Alessandro Baggi non solo perché è anche lui strabravo con ogni tecnica, ma sì. perché pubblica sempre dei post con, sì. come se fosse un diario della propria vita. E, con descrizioni molto dettagliate di eh, scene quotidiane. <ride> Beh, con, con, la, con Alessandro eh, lui, era, eh, lui è veramente un. Un, un grande appassionato anche di lettura, cioè è, è un letterato in qualche modo, nel senso che ricordo che leggeva di tutto e ci prestava, a noi studenti, molti dei suoi libri, li commentava, oppure magari per dire, una volta a lezione portò un catalogo di Norman Rockwell, il pittore americano celeberrimo, insomma, uno dei grandi, degli autori classici americani, e eh, improvvisò una lezione su di lui, anzi, no, Ancora meglio, lo portò una nostra compagna di classe, una mia compagna di classe, portò questo volume da far vedere. e Alessandro improvvisò una lezione eh, semplicemente commentando, comunque conosceva perfettamente l'autore, conosceva perfettamente Norma Rockwell, sì. e, lo, e fece una lezione intrattenendoci e lasciandoci a bocca aperta, raccontando lo stile di pittura d'olio che utilizzava Norma Rockwell. Insomma, un, 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 un autore molto colto, molto preparato. E, il libro che facevi vedere di Jordi Lafevre eh, uscirà fra un paio di settimane mh, in occasione del San Valentino, perché è una storia sentimentale, una storia d'amore, eh, disegnata meravigliosamente, davvero in modo eccellente, e che ha una particolarità che è, eh, si riavvolge all'indietro, un po' come il film eh, Memento. Sì l'hai visto, te lo, te lo ricordi, che praticamente parte dalla, dalla fine e poi eh, ritorna in, verso l'inizio in brevi capitoli. Fa la stessa cosa questo libro e quindi mh, vediamo i due innamorati che sono anziani, sono maturi, cioè non, non anziani, ma non maturi, due, uom due un, un uomo e una donna matura, maturi e, e torniamo indietro ricostruendo tutta la vicenda del loro amore vissuto molto intensamente senza quasi mai essere assaporato a fondo. Scoprirete perché. Però è, è, è molto bello. Poi appunto dicevi che mh, i disegni sono, sono straordinari. Cioè a differenza ad esempio di Michael e Mirko, La Lafebvre è un virtuoso del disegno. Cioè i suoi personaggi, le sue ambientazioni, tutto è estremamente curato è, ed è un piacere per gli occhi. In questo caso appunto la storia è molto ben bilanciata dall'apporto visivo sì, ha uno stile che descriverei come quasi, dis quasi disneyano sì, sì sì, è uno stile sì, cioè, forse più tendente a, a sbilanciato un po' sul realismo però non sono mai figure realistiche tipo Bonelli in qualche no. modo, no, 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 è una via di mezzo mo molto molto gradevole molto gradevole insomma. Un, gran, un grande autore, davvero. Ma se uno volesse, se un, qualcuno, che, se chiunque volesse proporre un suo lavoro uh, a Bau Publishing, per esempio, come può fare? Come si deve preparare per fare bella figura? Guarda, è un'ottima domanda. E, mh, diciamo che noi abbiamo iniziato più di dieci anni fa pubblicando autori stranieri. Infatti, se, dovess se dovessimo vedere il nostro catalogo dei primi anni di vita, erano eh, fumetti importanti, belli, pubblicati all'estero e ritradotti e riproposti in edizione italiana da noi. Da un certo punto in avanti, eh, Bao ha deciso di investire moltissimo anche sulle produzioni originali italiane. Sì. E quindi abbiamo iniziato a pubblicare autori itali italiani o comunque autori eh, originali, nel senso che non erano delle, ri delle riproposte di, di fumetti già pubblicati all'estero. Molti dei primi autori eh, si erano autocandidati, ad esempio, mi viene in mente, per dire, il libro di Alberto Madrigal, il primo che fece. Era una, ha inviato un, un, un PDF, un proposal che era stato valutato positivamente e, e stampato. Un eh, altro nostro autore di punta che tutti conoscono: Zero Calcare, eh, cominciamo a pubblicarlo su eh, Intermediazione di Maccox, l'altro famosissimo autore che adesso sta eh, collaborando in televisione da, da, da diversi anni avevamo pubblicato un libro di, di vignette di Marcox e lui aveva prodotto il primo volume di Zero Calcara, la profezia dell'amadillo, e ci presentò questo autore insomma, che poi è diventato per noi fondamentale. Eh, quindi in qualche modo si può arrivare o per una candidatura personale oppure perché qualche altro, altro autore ti introduce oppure ehm, il tuo lavoro fa, fa parlare di te. Noi abbiamo pubblicato molti, molti autori che magari hanno iniziato con un'altra casa editrice oppure hanno, eh, utilizzano i social per promuoversi. Quindi hanno una bellissima pagina Instagram in cui si possono vedere progetti personali o moltissimi dei nostri autori hanno iniziato con l'autoproduzione, che ha un valore notevole. Cioè chiunque voglia fare fumetto al giorno d'oggi, secondo me dovrebbe essere molto ben consapevole della possibilità di autoprodursi. Eh, se viene fatta con un po' di, ehm, di consapevolezza può tradursi anche in, 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 insomma, in sicuramente è un'esperienza che ti forma e per cui già per questo è un'esperienza che vale la pena fare ma può anche essere un'esperienza di successo ci sono state tante autoproduzioni negli ultimi anni che insomma hanno ripagato tutti i costi e hanno anche generato un, un buon ritorno Uh, e quindi diciamo che i, i miei capi, Michele Foschini e Caterina Marietti, fondatori di Bao, uh, impiegano parte del loro tempo anche a fare un po' di scouting, cioè a guardare uh, che cosa gira nel, nel mondo de dell'editoria italiana. E, um, nonostante questo, c'è comunque appunto sempre la possibilità di inviare una propria candidatura, c'è proprio nella pagina del sito di Bao una, una pagina in cui è dedicata. Alle specifiche tecniche per mandare la, il proposal, quindi un, un soggetto che non deve essere troppo lungo, deve... Cioè, come ogni soggetto. Come ogni soggetto, esatto, deve essere, non bisogna eccedere, non è un trattamento. Come ti insegnano nella scuola del fumetto, c'è la famosa regola dell'elevator pitch, cioè nel tempo in cui un ascensore compie il suo viaggio dal piano terra al quarto quinto piano, tu devi essere in grado. Di dire all'editore che sta salendo verso l'ufficio il nocciolo della tua storia e ce la puoi fare. Si sta parlando di pochi minuti, no? Eppure ce la, ce la puoi fare. E, e se la tua storia ha una sua solidità, una sua originalità e una sua forza, basteranno quei pochi minuti per destare l'attenzione dell'editore. Quindi chiederti, OK, dimmi qualcos'altro. Quindi, appunto, il soggetto deve essere abbastanza abbastanza condensato, deve essere, eh, mh, come dire, non, non deve allungarsi troppo. E poi alcune, alcune tavole ovviamente, alcune tavole definitive, quindi complete di lettering, complete di colori se, se lo prevedono, o magari la grafica del il logo del, del titolo del libro. Ehm, Alcune caratteristiche che si pensano che potrebbe avere il libro, quindi se è un volume unico, se è una serie. Do un consiglio di non iniziare con una serie subito eh, all'inizio, perché appunto è più difficile per un esordiente eh, convincere un editore. Ricordiamoci che un, un, un editore sta investendo comunque una, un capitale. Un, uno sforzo della redazione e comunque anche un capitale proprio in sé per produrre il libro e, ed è una scommessa non è detto che andrà bene eh, e quindi generalmente se, un, se si è un esordiente è meglio proporre magari un volume unico non troppo lungo e, e poi lì appunto la bontà della storia farà il resto eh, ci sono degli editor in casa editrice che valutano se la storia può essere Aderente ad esempio alla library della casa editrice. Cioè, sicuramente quando si propone una storia bisogna conoscere la produzione della casa editrice a cui ci si sta rivolgendo. Magari una storia che non è adatta alla nostra, alle nostre collane è perfetta per un'altra casa editrice. Quindi, anche quello non certo. bisogna farsi scoraggiare magari da un rifiuto di una casa editrice perché non è detto che il progetto non vada bene in senso assoluto semplicemente non è collocato con la casa editrice giusta quali materie non trattano i fumetti Bao? bella domanda anche questa eh, beh iniziamo con quelli che il tipico libro Bao eh, allora facciamo sia libri seriali che libri eh, che, che cosiddette graphic novel cioè libri che non, che si esauriscono in un'unica pubblicazione, non c'è una lunghezza di riferimento. Possono essere libroni anche piuttosto lunghi. Abbiamo pubblicato, ad esempio, Bon che sono 1300 pagine, oppure libri più snelli. Eh, non, pubblichiamo storie di genere, eh, soprattutto tendenzialmente sono storie che importiamo dall'estero. Mi viene ad esempio in mente Saga che è una storia di fantascienza, per cui il genere fantascientifico, è una storia americana, scritta da, da Brian Vaughan e disegnata da Fiona Staples, due fuori classe. E quindi non disdegniamo le storie di genere, anche se abbiamo sicuramente una predilezione per, per quelle storie magari un po' personali, che, che raccontano le emozioni. Uh, abbiamo sicuramente un occhio alla, alle biografie se fatte in un certo modo abbiamo pubblicato delle bellissime biografie di Nick Cave di Andy Warhol e di altri uh, diciamo il fumetto autoriale in qualche modo anche se mi rendo conto che dire autoriale è un po' un cappello ampio che cosa definisce l'autorialità è difficile poi da, da eh, non è una formula esatta sicuramente potrebbe essere una ricerca del segno non troppo scolastico. Quindi mh, generalmente i nostri fumetti non hanno uno stile bonelliano. Per scolastico intendo non un segno tirato via assolutamente, ma che rispetta dei canoni. Quindi ad esempio certo. un'anatomia, un, eh, un po' come appunto un'anatomia un realistica, come ad esempio appunto i bonelliani, un certo modo di inchiostrare o di, o di impostare la tavola. Eh, se hai in mente la, le nostre pubblicazioni sono molto più libere da questo punto di vista, cioè conta proprio molto la, il contenuto, ad esempio un, un Michael e Mirko non ha nulla di, <ride> di scolastico dal punto di vista dell'immagine, eh, però è molto autoriale, è estremamente autoriale. Quello, quindi, quelli sono sicuramente un po' i libri Bao che funzionano. Quindi insomma, insomma, spero essere... che... Cerca Bao, insomma, quello che cerca Bao è qualcuno che abbia uno stile sì personale, ma con una certa coerenza. Sì, eh, ci piace molto se qualcuno ha fatto, è, è riuscito ad arrivare al suo stile, questo senz'altro, eh, che anche quella è un po' la parabola, tu insegnando disegno lo sai perfettamente è un po' quello a cui tutti aspirano tutti gli autori no? cioè maturare un proprio stile quindi quando fai la scuola ovviamente inizi copiando i manuali di anatomia di, di prospettiva oppure il tuo autore di riferimento poi a un certo punto dovresti fare il salto di qualità e non essere più quello che copia un altro ma essere veramente tu che padroneggi il tuo segno quando arrivi a quel punto eh Secondo me sei sulla via della professionalità e quindi puoi presentarti con, a un editore e probabilmente dettare la, la sua attenzione. Questo è sicuramente un ingrediente eh, interessante, cioè, da, da mettere in conto. E poi, e poi la storia, cioè la storia deve essere quella soprattutto. Eh, possono essere st storie anche semplici, ma raccontate in un certo modo, Uh, oppure possono essere storie anche complesse, lunghe, appassionanti. Mm. Insomma, eh, forse <ride> non ho dato una formula precisa, però chi conosce Bao, secondo me, conosce anche un po' il genere di, di, di fumetto che, che pubblichiamo. Insomma, se avete qualcosa di interessante, proponetelo a Bao. Mi. Mi ha fatto, cioè, pensavo volessi dare un consiglio da grafico ai disegnatori, perché hai detto che non c'è un numero specifico di pagine, però secondo me è importante un consiglio, ragionare in sedicesimi. <ride> Ma questo senz'altro qui... <ride> Sfondi una porta aperta e arriviamo quindi nel campo della, della, della mia amatissima tipografia. Sì. Eh, sì, assolutamente. È una cosa che spesso viene un po' sottovalutata. Cioè, l'autore inizialmente, e in modo anche correttamente, immagino, seguendo eh, l'impulso della creatività, della, della creatività, creatività pura quindi dell'ideazione della storia e quando inizi proprio anche a disegnarla, a impostare, tende a dimenticare alcuni paletti tecnici che in realtà sono fondamentali, cioè è fondamentale conoscerli a monte, perché a un certo punto ehm, sono dei paletti a cui, con cui dovrai confrontarti. Ad esempio, appunto, la lunghezza del libro eh, dovrai a un certo punto arrivare alla redazione e quindi al passaggio successivo che è la tipografia eh, che stamperà il tuo libro. Eh, stiamo parlando di oggetti che vengono stampati eh, in modo industriale, quindi è tipografia stampata in stampa offset con queste enormi macchine eh, che hanno dei rulli che si muovono, che stampano su dei fogli macchina con una certa dimensione, i fogli poi vengono piegati, vengono eh, tagliati e accoppiati. Tutte delle operazioni squisitamente meccaniche che non possono prescindere da, dalla, dalla tecnica. Cioè, improvvisamente eh, al tipografo non interessa la bontà e la bellezza del disegno, interessa che il disegno abbia l'abbondanza, per dire. Quindi, il più la più bella tavola, se è priva di abbondanza, è un grosso problema in tipografia. L'abbondanza è quel margine, appunto, in eccedenza che deve essere previsto se la tavola arriva al vivo della pagina cioè arriva a toccare i margini della pagina il bordo della pagina in quel caso deve esserci un po più di disegno un po più di colore che poi viene rifilato viene tagliato però appunto stiamo parlando di operazioni industriali quindi magari abbiamo delle risme di carta che vengono rifilate con delle taglierine meccaniche che possono avere una tolleranza magari di mezzo millimetro però appunto se non abbiamo quell'abbondanza di disegno, di, di grafica, rischiamo di vedere ad esempio un filettino bianco al, nella parte esterna del foglio. Tutte queste specifiche tecniche che, che possono sembrare noiose all'inizio, in realtà credo che eh, siano molto stimolanti perché in qualche modo costringono l'autore a, a, seguire, a seguire una rotta precisa che assolutamente non va ad inficiare la sua creatività anzi secondo me la esalta perché se ad esempio inizi a ragionare su un formato di pagina eh, impostare la tavola in un certo modo se inizi a ragionare ad esempio che tu vuoi stampare il tuo libro in bicromia perché perché magari la quadricromia costa troppo cioè, ti, ti, ti butto lì un'ipotesi tu ti stai producendo il tuo primo fumetto sarà un fumetto di 48 pagine per cui è visibile per sé, di sé, con un certo formato che permette di ottimizzare la carta e sarà un fumetto non a colori, non in quadricromia perché costa troppo, ma in bicromia, cioè due passaggi a colori che costa costa la, la metà, costa meno, forse anche meno della metà. E quindi, eh, ad esempio, questa scelta tecnica potrebbe influenzarti anche a livello, ehm, a livello creativo, cioè la scelta dei due colori. Può essere, può essere di rimente. Considera, ad esempio, io qui ho un libro che abbiamo pubblicato l'anno scorso, che si chiama A Ondate, un libro stupendo, che è stampato a due colori. La cosa interessante è che un colore, un colore indica una, uh, una parte della storia, cioè che è quella legata all'evoluzione, alla pratica della, dello sport e del surf anche a livello storico. L'altro colore invece racconta la storia personalissima dell'autore, la sua storia d'amore, una storia sentimentale. Quindi cosa abbiamo a questo punto? Abbiamo una scelta tecnica, cioè la scelta di due colori pantoni che però in realtà div diventa scelta stilistica. Eh, conoscere a monte queste possibilità è estremamente importante, cioè dà un, un vantaggio in più oltre ad avvicinarti quando tu arriverai in redazione, avrai una, una competenza personale o comunque un, uno scambio, di, un dialogo molto più proficuo con l'editore. Oltre poi ovviamente a tutto il discorso dell'abbondanza, i colori in quadricromia, eh, l'utilizzo del, del testo in un certo modo, c'è un mondo, vale, vale la pena conoscere almeno qualche elemento essenziale. Nei commenti c'è Francesca che, che dice a due colori come la storia infinita. Ottima citazione! <ride> e ti domanda, come hai com superato il fatto di non fare l'autore? Beh, in realtà è stato piuttosto semplice, nel senso che mh, abituati, cioè quando ti abitui poi a leggere, a, eh, a leggere storie belle che ami e che apprezzi e soprattutto non dedichi il tempo necessario a sviluppare la, 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 il tuo stile, il tuo, il tuo modo di raccontare, in qualche modo insomma, capisci che non, non, è, non, è, non è il modo giusto di fare. Io uscito dalla scuola del fumetto ho, ho pubblicato un altro fumetto con Renoir Comics in veste di sceneggiatore. Uh, quindi io scrissi la storia e la disegnò una ragazza che si chiama Nora Moretti il, il titolo era um, Mondombra però mi ricordo la, la, la fatica che mi costò scrivere quelle non erano neanche tante tavole eh, erano meno di cento tavole però mi costò proprio molta fatica nonostante avessi la voglia di farlo e eh, mi, pia mi piacesse leggere mi piacesse scrivere eh, però appunto bisogna sicuramente mh, abituarsi a una certa fatica se questa fin dall'inizio ti, ti risulta eccessiva forse non è esattamente la, la tua strada c'è anche da dire che io lo facevo nel tempo libero ancora una volta cioè lavoravo durante il giorno come grafico appunto e nel tempo libero facevo questa cosa qua non è assolutamente un alibi perché ci sono tanti autori che nel tempo libero hanno fatto cose straordinarie, quindi, però mh, sono contento di aver trovato una porta d'ingresso laterale al mondo del fumetto che, conti che continuo ad amare, cioè il mio mondo, mi piace da morire, facendo il grafico e trovando paradossalmente una grande creatività anche in quello. Cioè, quella in realtà è stata per me la scoperta più bella, che non è avvenuta subito, ma soltanto dopo, dopo un po' di tempo. Dopo qualche anno, inizialmente, anzi, mh, ti confesso che, che fu un po' una, quasi una, mh, una secchiata d'acqua gelida in faccia a scoprire che mh, fare il grafico a tempo pieno non era così entusiasmante come me lo immaginavo quando lo facevo nei ritagli. Fondamentalmente era letterare dei libri, impaginarli, incasellarli. All'inizio le mansioni erano molto scarse, quindi eh, probabilmente non mi davano tutti quegli stimoli che mi aspettavo. Anno dopo anno, eh, anche cercando stimoli da, da, dal mio punto di vista, quindi magari cominciando a approfondire il lettering, la calligrafia, la tipografia, il type design, scoprendo che tutto questo poteva convergere nel, nel libro a fumetti, ho scoperto tantissimi stimoli e, e, e credo che il grafico abbia una, una sua creatività, cioè può avere una sua... Un suo apporto creativo in un'opera che è già creativa ai massimi livelli, quindi abbiamo l'apporto de de dello scrittore e disegnatore che è creatività pura, anche il grafico, <ride> credo che possa dare la sua parte, senza ovviamente adeguandosi, eh, perché è comunque una parte che dal mio punto di vista deve essere assolutamente eh, di servizio, cioè, non, certo. non, non è mai una, un protagonista, è un, è un coprotagonista, però potrebbe essere tranquillamente un, un comprimario. Che può trovare grande soddisfazione in questo. Praticamente hai seguito un percorso inverso al mio, <ride> perché ho fatto anch'io tre anni di Politecnico, ma il Politecnico, vuoi per l'ambiente, vuoi perché non riuscivo a rapportarmi bene con i professori, mi ha fatto odiare il design. <ride> ecco. <ride> <ride> però, però uno, uno, uno dei pochi professori che ricordo con molto piacere. La conosci anche tu ed è Marta Bernstein o Bernstein e, e, ha, e ho seguito con lei un corso di Type Design, storia della tipografia, teoria sulla tipografia e, e ho, dei, ho dei bei ricordi di, di lei che ci racconti. Ma ti dico, la, la, la conosco bene perché era, era in corso con me do, eh, durante quei tre anni di disegno industriale, era, eravamo nello stesso corso de, di studi, per cui insomma, la, la conosco da, ta da tanto tempo. Eh, lei poi ha seguito una, una sua traiettoria che l'ha portata ad ad adesso ad essere una eh, insegnante di type design super apprezzata, molto conosciuta, eh, anche all'estero si è proprio specializzata. Io mi ricordo che all'epoca i caratteri tipografici mh, non mi interessavano per niente, <ride> ho scoperto poi la passione. Cioè, adesso tornando indietro, probabilmente mh, insomma, farei magari scelte diverse, oppure, oppure no? Alla fine eh, è anche bello scoprire nuove passioni mentre si procede. L'importante è continuare appunto la ricerca, la ricerca fondamentale, Marta. Eh, appunto, insegna type design, cioè questa materia fondamentale che è il disegno dei caratteri tipografici. È una materia, una professione antica perché potremmo, potremmo dire che il primo type designer risale ai tempi, ai tempi di Gutenberg a metà del 1400, quando viene inventata la stampa caratteri mobili e, e quindi vengono anche disegnati i primi caratteri tipografici. All'epoca all eh, si prende come spunto il, uno stile calligrafico chiamato Textura, che veniva praticato dai monaci nei, nei monasteri eh, in quell'epoca storica. Quindi la, yeah, calligrafia... We, sì. esatto. la calligrafia nasce molto prima, ha tutto un suo percorso che poi porta a variare diversi stili, in particolare in Germania eh, si sviluppa e, e attecchisce. In modo molto forte, tanto è vero che il carattere gotico, il black letter, la Germania se lo porta dietro fino addirittura alla seconda guerra mondiale. Eh, e c'è proprio una spaccatura fra l'Europa, c'è l'Europa del Sud, latina che usa il carattere cosiddetto romano, che è il carattere che conosciamo noi, il carattere tondo, più leggibile, quello da, da testo proprio mentre eh, i, i paesi nordici, la Germania in particolare, continua a utilizzare il carattere gotico in tante sue varianti, non c'è soltanto il textura. Eh, quando Gutenberg ha questa straordinaria intuizione di, eh, cioè, eh, di, di un metodo di stampa che, ve, mh, che velocizzasse la produzione di libri, che all'epoca appunto erano fatti esclusivamente da, da degli scribi, da degli amanuensi, quindi con... un Sicuramente un'attenzione particolare incredibile, però anche un tempo di realizzazione molto lungo. Cioè stiamo parlando che nel, nello stesso tempo in cui Gutenberg stampa le decine di copie della sua Bibbia a 42 linee, un Emanuese probabilmente non riusciva a completarne una. E, e poi da lì c'è quella che viene riconosciuta come una rivoluzione tipografica in tutti i casi appunto il, il, viene preso come spunto il carattere textura e lì viene disegnato il carattere poi eh, viene preso, la, viene preso come, come spunto lo stile textura e poi viene disegnato il carattere tipografico viene poi inciso e da lì poi si, pro, si produce in serie con questa eh, lega di piombo, antimonio e stagno quali sono i prodromi della figura del type designer da lì in avanti, eh, dei professionisti, degli artisti eh, di, questa, di questo mestiere hanno davvero portato a dei livelli stellari il disegno del carattere. Eh, ne sono stati prodotti migliaia, decine di migliaia, adesso eh, online se ne trova una quantità sterminata. Non tutti sono professionali, molti invece sì. Sicuramente un type designer eh, che ha studiato sa esattamente come... Ad esempio utilizzare delle regole, delle correzioni ottiche, eh, sa magari proporre un disegno accattivante, un, adatto a dei titoli o adatto a, del, a un testo a scorrere. Ci sono tante regole. Eh, sicuramente è una professione entusiasmante che comporta un lavoro lunghissimo. Eh, sì. La regola che più mi è rimasta impressa è quella dei bianchi e dei neri e dell'equilibrio che deve esserci tra il nero delle, dei caratteri tipografici e degli spazi attorno. Assolutamente. No, non solo non solo delle, de, degli spazi tra le lettere, tra due lettere sì. eh, separate, detto, certo. ma all anche all'interno. Lo spazio vuoto, sì, è, è fondamentale quello, certo. L'equilibrio fra il vuoto e il pieno, assolutamente. Ehm, anche in quello io... Ho seguito anch'io un corso, fra l'altro poi ritrovando Marta Bernstein come insegnante. E, e poi da qualche tempo, appunto, in modo non professionale, nel senso che la mia intenzione non è quella di creare un carattere, una famiglia di caratteri eh, tipografici come ad esempio... Ti cito, non so, l'elvetica per dire, o comunque caratteri che abbiano una certa struttura. E <ride> um, a me, a me interessa, applicare, <ride> mi interessa applicare il type design nell'ottica della produzione di libri a fumetti, cioè mi trovo sempre più spesso a confrontarmi con libri a fumetti che in originale sono stati scritti a mano dall'autore. Quindi, eh, nel, nell'ottica di pro, proporre una trasposizione a fumetti in italiano che sia il più fedele possibile a quella visione, a quell'approccio, le possibilità sono due. O mi metto a riscriverlo tutto anch'io a mano cercando di imitare quella calligrafia, e comunque è un lavoro importante, è un lavoro che può portare via troppo tempo nell'ottica dell'ottimizzazione dei tempi della, della redazione, oppure posso provare a creare un carattere tipografico basandomi sulla scrittura originale dell'autore. È un approccio che ho sposato da un po' di tempo proprio perché credo che il libro ne benefici molto. Cioè, hai un libro in italiano che visivamente è molto simile alla sua controparte originale americana, francese, inglese, eh, perché usi le, gli stessi segni grafici eh, che ha utilizzato l'autore per scrivere. Sì. E quindi è, è efficace. Questo sempre per il... Solito discorso della coerenza stilistica che non, non puoi cambiare font quando sai che quell'autore ha scelto quello apposta. Vuoi perché è la sua calligrafia, vuoi perché esiste già da tempo, ma ci sta benissimo con, con i suoi disegni, le sue tavole. E cambiarlo è, è una pessima idea. Hai perfettamente ragione. Però considera che l'editore in realtà eh, firma molto spesso dei contratti che non sono vincolanti fino a quel punto. Per alcuni autori sì, però per altri è più una, una scelta delle, delle, della casa editrice, della redazione. Eh, cioè, non è detto che io, una volta che acquisisco gli impianti di un, editore, di un libro che è stato scritto a mano, io debba per forza realizzare il font su quella calligrafia. Posso anche trovare un font che ci assomiglia. Oppure posso scegliere un font che paradossalmente tradisce molto quell'aspetto grafico. Tanto cioè, è, è difficile che un lettore abbia, magari possa confrontare queste due opere o in tutti i casi non è detto che venga percepita questa, questa dissonanza, eh, anche se visivamente se li confronti stona. Cioè sto dicendo che se tu leggi un libro in italiano con un lettering completamente diverso rispetto all'originale però tu non hai mai visto l'originale, non è detto che ti si accende una lampadina dicendo c'è qualcosa che non torna, cioè magari lo leggi non ci fai troppo caso al testo se però vedi ovviamente l'originale che è stato fatto in un altro modo, improvvisamente ti accorgi della differenza abissale questo per dire che l'editore fa anche molto spesso un'operazione che è una scelta etica, in qualche modo, adesso Forse è troppo una, una, una parolona etica, però, nel senso, stiamo lavorando a un libro e dobbiamo cercare di rispettare di preservare il più possibile la visione originale, nessuno ce lo impone se non la nostra voglia di farlo nel modo più professionale possibile. E, e quindi, in realtà, facendo così è lo stimolo che ti dicevo prima, cioè la parte stimolante di questo, di questo lavoro è proprio in quello: cioè accettare la sfida. Di un adattamento complicato, cioè non eh, risolvere facilmente con una scelta magari eh, scontata di un, di un font che non serve a niente, no, cerco, ti faccio la tua calligrafia uguale. In quello c'è un grandissimo stimolo, una sfida che vale la pena intraprendere. Sì, Parlavo... quando hai menzionato l'elvetica, mi è venuta in mente. Da, siamo pure in tema, visto che oggi è stato. Eh... È diventato ufficialmente presidente Joe Biden, presidente degli Stati Uniti. Ecco, no. parlando di presidenziali, mi è tornata alla mente questa immagine, che adesso vi recupero, mi raccomando mettete mi piace. Questa immagine dell'80 è di George Bush Senior, che si era candidato alle presidenziali per il Partito Repubblicano. E c'è qualche cosa che non va in questa immagine. <ride> Beh sì, il, car il carattere effettivamente che... Però ti dico, l'elvetica effettivamente poi è stata utilizzata tantissimo, viene tuttora utilizzata molto, al punto tale che se ne può quasi avere a noia. Eh... Appunto, <ride> è un carattere talmente fatto bene che eh, l'abuso Però... ne ha creato noia. È vero, in realtà cioè, il suo successo è anche dovuto al fatto che ha un carattere estremamente leggibile e versatile, considera che ha molti pesi, quindi va magari da una, da una serie light o extra light fino a una bold, extra bold, quindi anche in ambito progettuale ti dà comunque una grande libertà di utilizzo. E, e poi soprattutto in qualche modo è riconoscibile, è leggibile e si adatta molto bene ad un, una comunicazione diretta. Franca, mm. cioè l'Elvetica è quello, cioè, il, il, ti sta veicolando il messaggio nel modo più preciso possibile e quindi non è un caso che ad esempio che una campagna elettorale venga scelta come per ad esempio una compagnia, eh, l'American Airlines ad esempio, usa anche lei l'Elvetica o altre compagnie molto grosse, molto solide. Eh, abbiamo visto negli ultimi anni comunque in generale, mh, ad esempio le, le grosse compagnie. Mh, le grosse realtà del web eh, tutte stanno andando verso una razionalizzazione dei, eh, dei loghi. Lo stesso Google, se ti ricordi, il primo logo era molto più saltellante, molto più creativo visivamente. Adesso sì. eh, in generale si tende a, a, a preferire una comunicazione che parte dal logo, che sia precisa, diretta. Levitica fa esattamente questo. È ovvio che. C'è la possibilità di, di usarne tante altre, cioè eh, è sicuramente una scelta che non, che non ti tradisce. Eh, rimanendo in ambito di campagne elettorali, ad esempio, Obama ha utilizzato un carattere tipografico che si chiama Gotham, che ha avuto un successo straordinario. Tant tanto è vero che è stato nominato come l'Elvetica degli anni 2000. Eccolo qua: eccolo qua, perfetto. È un, è un carattere che anche questo è estremamente preciso non eh, comunica in modo molto efficace però se andassimo a confrontare i due caratteri noteremmo sicuramente un approccio più fresco questo qualcosa che ci convince questo è stato progettato da un type designer che si chiama um, Tobias Frere-Jones che è uno dei più affermati e più eh, conosciuti e apprezzati type designer al mondo e la cosa incredibile è è che lui si è ispirato per questo carattere ad una, eh, ad una, ad una scritta murale, a un murales, che compariva sul, nel deposito degli autobus di New York. Lui vede questa scritta, gli piace quel carattere, quello stile, che era dipinto probabilmente, era eh, stato utilizzato come un'insegna, e, e, e da, partendo da quello disegna il carattere Gotham. A parte la straordinaria intuizione di un nome efficace come Gotham che in qualche modo lo associ alla modernità, lo associ a, a un ambiente cittadino, a una metropoli e in qualche modo sì. ritorna anche eh, è agganciato moltissimo all'immaginario pop dei fumetti, ovviamente Gotham City, quindi è un nome che ci sta, negli anni 2000 il nome è un nome perfetto, anche trovare il nome giusto e i caratteri tipografici non è una cosa banale, cioè bisogna Sicuramente optare per un buon nome, il Gotham funzionava. Esatto. Eh, lo propone eh, Obama lo sceglie da lì in avanti è stato poi utilizzato anche nella campagna, ad esempio, eh, spagnola di, di, um, di Pedro Sánchez. Se non sbaglio. Comunque, un politico spagnolo anche lui ha utilizzato il carattere, è diventato quasi il nuovo carattere politico per eccellenza. Insomma, eh, per dire quanto è importante poi la, la comunicazione tipografica. infatti sì. l'Elvetica, perché si chiama così? Perché l'hanno fatto in Svizzera. Cioè, eh sì. Non, eh, non c'è altro da dire, è fatto in Svizzera. <ride> Però esiste un, un documentario sull'Elvetica, forse è uno dei pochi caratteri tipografici che si può freggiare di un documentario dedicato soltanto. a Alevetica che è molto bello in realtà, molto, cioè, insomma spiega i suoi svariati utilizzi e, mm. e <ride> lo consiglio ai nostri ascoltatori se vorranno recuperarlo. Certamente. E, e tu sei professore, tieni un corso, un corso serale, no? Sì, esatto. La, la, la Super mi ha, mi ha proposto di, di condurre un corso che partirà fra un paio di mesi, marzo, aprile, adesso dobbiamo ancora decidere le date precise, che è tutto incentrato sulla grafica applicata ai fumetti. O in realtà la grafica editoriale, nel senso che tratteremo una serie di, di argomenti che sicuramente sono polarizzati sul fumetto, però mi piacerebbe moltissimo che chi vorrà seguirmi in questo viaggio potesse portarsi a casa delle regole che può applicare anche in senso lato, cioè una visione progettuale, una visione che tiene conto appunto degli aspetti tecnici di cui parlavamo prima e, e quindi anche per dire se devi progettare una copertina, un'illustrazione un per una copertina, non soltanto per un fumetto oppure se devi progettare un flyer, tutto questo eh, viene approfondito attraverso tre moduli. Il primo è dedicato all'impaginazione pura dei fumetti, il secondo al lettering e lì c'è un mondo sconfinato e il terzo modulo invece alla stampa. Quindi alla stampa che mh, abbiamo toccato qualche accenno, non è, non è soltanto stampa letterpress, non è soltanto stampa industriale, ma volendo c'è la serigrafia, eh, ci sono mille modi di poter stampare il proprio prodotto a fumetti. Se si conoscono queste tecniche di stampa si possono provare a, a sperimentare, ad applicare. Magari nel, nel tragitto di casa c'è una tipografia che non abbiamo mai avuto la curiosità di frequentare, eh, per so, soltanto perché magari non conosciamo le, le possibilità che si può offrire eh, per, eh, per sviluppare un progetto originale. Quindi, Parleremo di tutto questo. Saranno appunto tre moduli che si possono seguire anche in modo indipendente uno dall'altro, però mh, nella complessità danno una formazione, diciamo, com spero, completa in un approccio grafico a qualsiasi progetto. Beh, lo spero anch'io. Spero che, che questo tuo corso parta, eh, ha delle, delle basi su cui si posa molto, molto interessanti. E siamo giunti all'ora, dovremmo, dovremmo terminare, dovremmo salutarci. Questo è il disegno, Ah, È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo, ti ringrazio. Non, non credo di avere quella mascella così, così eh, stolida, però ti ringrazio. <ride> Perfetto. È bellissimo, è bellissimo, è veramente bello. Grazie davvero. Sono contento ti piaccia, sono contento che tu abbia accettato di partecipare. E speriamo di rivederci presto. Senzaltro, buon proseguimento e grazie ancora a te. Questo era Lorenzo Bolzoni, io vi auguro di passare una buona notte. Ci vediamo mercoledì prossimo con Andrea Pontiroli, CEO e founder di Santeria e di Arci Magnolia. Ci vediamo mercoledì. Ciao, Solita buona... ora, solito posto. Buonanotte a tutti.